Ciao a tutti amici di Physique Nutrition. Oggi continuiamo a parlare della micoterapia e parliamo del noto fungo, sicuramente che conoscerete, il reishi, Ganoderma lucidum, che deve il suo nome all'aspetto lucido, che è una specie molto comune dalle proprietà analgesiche e antinfiammatorie, e detto e noto anche come il fungo dell'immortalità. Il reishi cresce in tutte le stagioni, in Cina e in Giappone, dove viene chiamato Lingzhi, ovvero potenza spirituale, ma anche in tutte le regioni italiane, su ceppi e rami interrati o base di tronchi di lattofoglie. Nella medicina tradizionale cinese è considerato un tonico, un adattogeno ed è noto come il fungo, ripeto, dell'immortalità. È un immunostimolante, analgesico, antinfiammatorio, ha effetto antistaminico e cortison-like, espettorante e antitussivo. È da sempre utilizzato come tonico cardiaco e migliora il metabolismo del muscolo cardiaco regolando la pressione sanguigna. Esso modula anche il sistema immunitario lavorando in prevenzione, ma anche quando già sono presenti malattie degenerative importanti. Le proprietà del reishi è noto che abbia 150 proprietà, poiché è ricco di polisaccaridi, peptidi, proteine e rientra tra i cibi antitumorali, perché contiene germanio organico, dalle note proprietà perché si aggiunge a delle patologie estremamente importanti, come detto un attimo prima. Inoltre il Ganoderma contiene l'acido ganoderico che diminuisce l'istamina. Ecco dunque la sua potenza, azione antiallergica. Non in ultimo l'acido pantotenico contenuto contenuto che lavora su un sistema nervoso, nutrendo ed equilibrandolo. Il reishi migliora anche il livello di stress, agendo sul sistema nervoso e liberandoci dalla stanchezza e dalla debolezza, causata dalla quotidianità e dallo stress continuo dei giornalieri. No, ha caratteristiche, ripeto, molto importanti, come antitumorale, in quanto contiene queste sostanze antiossidanti molto potenti, quali la vitamina C, D e B, dove la troviamo dappertutto, ma essendo estratto da un micello, come dicevo su un altro video, sono ancora più potenti, oltre al già citato minerale che è il germanio. Ha effetto ipertensivo e antitrombotico, poiché riequilibra la pressione e agisce fluidificando il sangue. Il reishi ha proprietà epatoprotettive con attività detossificazione ed è dimostrata la sua capacità di sostenere e generare le cellule epatiche. Vediamo però nel dettaglio a che cosa può essere utile il reishi. Allora, il reishi è in caso di stanchezza, insonnia, astenia, confusione mentale, palpitazioni, malattie degenerative e anche neurodegenerative, come patologie importanti tipo morbo di Parkinson, stress, ansia e asma e allergia. Il reishi nella medicina tradizionale cinese ha un sapore amaro, ovviamente in Cina viene adoperato proprio come radice, e un effetto rinfrescante agisce sui meridiani del cuore, milza, stomaco, fegato e polmoni. Per chi conosce un po' di medicina cinese tradizionale, sa che sono dei punti molto importanti.
I suoi colori principali sono il rosso, il nero e il bianco. Le sue principali stagioni sono la primavera e l'estate. Agisce sulle logge acqua, fuoco e legno, ha proprietà importantissime di tonificazione sul chi, sull'energia, nutre il sangue e calma la mente. Il reishi ha la caratteristica di centratura dei due emisferi cerebrali, migliora la memoria e la capacità di osservazione e decisione e apporta lucidità mentale. Insomma, ragazzi, questo fungo è estremamente importante, molto potente. Io in primis lo metto con il cordyceps, sono due funghi che si legano benissimo. E ricordate una cosa, i funghi e la micoterapia viene messa vicino alla vitamina C per essere veicolata meglio. È sempre molto, molto importante. Detto questo, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollicione su, o se non vi è piaciuto, mettete un pollicione giù, come preferite, giustamente. E una cosa che vi dico sempre, alimentazione equilibrata. Questo periodo sicuramente non ci riuscirà nessuno, ma vediamo chi tiene più duro, e allenatevi sempre.